Bentornato negli studi Tempo Radio a Francesco Guarneri, che è il sindaco di Ceresara. Buongiorno sindaco, bentornato. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Noi, ormai lei è esperto, invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare sms e messaggi Telegram è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709. Siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, lo siamo su YouTube Tempo Radio Live e siamo in diretta sempre anche in DAB, oltre che in analogico, come si dice oggi. Allora, dunque, noi iniziamo subito. Per chi ci sentisse da lontano, Ceresara è la città della Saresa, cioè della ciliegia. Esattamente. Che è una curiosità appunto per chi non lo sapesse. Cominciamo col parlare di lavori pubblici. Sì, lavori pubblici che adesso, chiudendo l'anno, in base anche un po' agli avanzi d'amministrazione, e questi li abbiamo già previsti, a dire la verità, abbiamo già fatto una variazione di bilancio rispetto al porfido e alle asfaltature, faremo circa 30.000 euro più o meno per quanto riguarda più IVA, ovviamente l'IVA noi non la scarichiamo, di asfaltature, e poi anche porfido in centro, quindi vicino in Piazza Castello, su via Roma esattamente, e poi proseguiremo con le asfaltature su vie che sono un po' più diciamo a rischio, quindi su via Bissona e via Basalgana e anche a San Martino sulla Pioppazza e con un barabocchiere e un tratto sulla Bel Giardino. Quindi questi, vado a memoria, sono i tratti più interessati. E ovviamente facciamo con quello che possiamo, avevamo già fatto gli altri investimenti, però ci tengo sempre a ricordarlo, visto che ogni volta che vengo qua, come un po' tutti i sindaci, viene ricordato male buche, male asfalto, mal porfido, per chi ha il porfido, insomma, facciamo quello che possiamo a fronte anche di un aumento dei costi che sta incrementando molto velocemente. Ieri ero appunto nella nostra azienda speciale con Sortile e appunto trattando, anche parlando con le cooperative, abbiamo appreso ormai che ci sarà appunto un incremento anche dei costi, giustificati anche in buona parte, quindi ovviamente questi costi qua si ribalteranno ovviamente sull'ente che dovrà garantire un target differente rispetto al passato. Questo ovviamente ci drena continuamente risorse, e a fronte anche di un fondo di solidarietà comunale che è stato ridotto a tutti gli enti, perciò a fronte di vari punti siamo oggettivamente un po' in pensiero, un po' tutti i sindaci, perché la situazione sociale che sta aumentando e gravando sempre di più sull'ente, ora faremo veramente, dico, fatica anche a coprire e fare anche investimenti importanti. La preoccupazione è un po' questa, quindi dal punto di vista delle opere pubbliche prevedo ovviamente di fare il necessario, ma veramente fare lo straordinario sarà sempre più complesso se le proiezioni che oggi vediamo si concretizzeranno. Perciò facciamo l'essenziale, cerchiamo di farlo bene, perché purtroppo ci sono comuni che vediamo non hanno neanche le righe sulle strade, non hanno neanche la segnaletica, no? Orizzontale, verticale, ma che con la nebbia è pericoloso, è un problema. Noi quest'anno l'abbiamo rifatta in buona parte, diciamo quest'ambito qua l'ha seguito bene insomma il nostro consigliere delegato Mario Marino insieme all'ufficio tecnico rappresentato anche dal consigliere Bonfante, e c'è molta attenzione, però l'attenzione ovviamente è in base al portafoglio anche che uno ha, e spesso a volte vediamo anche in certi comuni magari la segnaletica non è fatta, ma non perché ci siano per forza degli incapaci o personaggi che non sanno amministrare, no? È perché proprio a volte non ci sono oggettivamente, materialmente, neanche i fondi, e uno dice ma fare le righe costa poco, ma in verità non costa neanche poco fare le righe. Noi fortunatamente abbiamo dei dipendenti, tra dipendenti anche bravi, che comunque stanno il lavoro lo sanno fare
bene, abbiamo anche dell'attrezzatura e quindi riusciamo a farcelo internamente, ma certo, purtroppo altri comuni devono anche appaltare questo servizio fuori con dei costi che sono oggettivamente... No, comunque non costa poco, perché questo ha fatto bene a sollevarlo, non è che basti una mano di bianco, perché una mano di bianco dura 12 ore con i veicoli che passano, cioè sono vernici speciali proprio per cui... Sì, sono vernici speciali che hanno una certificazione, quindi giustamente si fanno pagare. Poi ovviamente adesso vediamo purtroppo le strade, e lo dico anche da comunque da interessato, quindi sono agricoltore, vediamo purtroppo non sono pulitissime in questo periodo qua, perché la campagna è andata molto lunga e quindi andando molto lunga la campagna devono ancora tante aziende agricole ancora a finire di raccogliere appunto il loro raccolto, che anche il loro reddito comunque spesso gli serve per coprire le spese, sì, in un'annata dal punto di vista agricolo non zootecnico, agricolo non eccezionale, quindi si va in campo anche a raccogliere quando le condizioni non sono ottime, però purtroppo infatti quest'anno quando si esce dal campo non è normale che un po' si sporchi, poi oggettivamente però la pulizia poi quella va garantita, insomma, certo, ovviamente. Certo, no, un saluto a tutti gli agricoltori, perché quest'anno veramente hanno dovuto capire che cosa fare, perché ha piovuto per mesi di fila, poi adesso è venuto freddo anche subito praticamente. No, no, certo, ma diciamo è stata un'annata, non per personalizzare, certamente è stata un'annata non per certi, insomma, settori come il pomodoro, è andata molto, insomma, non è stata per niente buona, parlo del mantovano. Certo. Quindi ovvio, dopo peraltro, vabbè, sul settore zootecnico è andata un po', è andata certamente meglio. Allora, vedi che le scrivono, ci sono le strade da sistemare in periferia, poi anche il porfido, certi marciapiedi, eccetera. Ma sui marciapiedi, ecco, vabbè, quello strade, ho già parlato, penso, già detto, appunto continueremo a fare investimenti nel nostro piano asfalti. Sui marciapiedi, adesso in base anche a un nuovo piano di lottizzazione stiamo facendo le valutazioni su una frazione, quindi su Villa Cappella, e quindi ecco, credo che ci saranno già nel prossimo anno o comunque alla fine del prossimo anno potranno esserci già degli interventi in merito, quindi. Allora, vedo che gli ascoltatori sono attenti, tra l'altro non hanno citato quale comune, quindi mi fa anche piacere, però è vero, dice un messaggio, Guarneri, certi paesi vicino a noi, anche confinanti, hanno aumentato la mensa scolastica, lei non lo faccia perché facciamo fatica ad andare avanti, però c'è stato detto dal sindaco di uno di questi paesi, insomma, proprio che quello che ha appena detto lei, la spesa sociale ricade sui comuni, cioè la regione fa ricadere sui comuni fondamentalmente, e i comuni non sanno come fare, perché c'è tutti, non so, gli autistici oppure ancora chi ha problemi di deambulazione, cioè vanno in carico al comune. Il comune da dove prende i soldi, però? Sì, questo è veramente una grande incognita. Purtroppo la nostra missione 12, per appunto, il capitolo di bilancio è in aumento da anni e non vediamo una fine. Ovvio che noi, per esempio, per quanto riguarda la mensa scolastica, al netto dei ritocchini che si può fare, comunque siamo ancora con una copertura, ne parlavo prima appunto col direttore Beschi, abbiamo una copertura veramente molto molto bassa, non copriamo ovviamente le spese, per circa un 30% totale, no? Quindi con, diciamo, i soldi che ci entrano dagli utenti. Ma altro esempio, abbiamo un IRPEF che abbiamo un'esenzione di fino a 18.000 euro, esenzioni così alte, insomma, sfido a un altro comune. Certo, ovvio, abbiamo anche fatto anni sicuramente di economie, sono ridotti anche i mutui, quindi abbiamo degli interessi, chiaramente, che gli oneri di interessi che si vanno a abbassare, questa cosa ci garantisce avere più parte corrente da spendere, quindi è frutto di amministrazioni comunque che hanno seguito una certa logica anche di risparmio e di dettaglio, e quindi poi questo ti permette di avere degli avanzi e comunque di avere un'efficienza amministrativa. A proposito di efficienza, voi avete intenzione di efficientare, rendere più efficienti gli impianti di riscaldamento? Ecco, appunto sugli impianti, cioè già rispetto all'efficienza abbiamo da tempo, cioè abbiamo un impianto fotovoltaico di circa 60 kW sulla nostra palestra comunale, e adesso implementeremo anche, tanto stiamo a proposito di fotovoltaico, stiamo valutando anche la questione delle CER, quindi la comunità energetica, sì, e anche invece sull'efficienza energetica il nostro municipio ha bisogno urgentemente di lavori
appunto sull'impianto di riscaldamento, il cosiddetto secondario, che sarà rifatto a partire dal prossimo anno, ecco. Perciò la volta potrebbe essere di marzo, aprile del prossimo anno. E qui quindi saranno fatti dei lavori importanti che garantiranno una maggiore efficienza e un risparmio energetico che indubbiamente poi si vede in momenti di grave difficoltà, quando i prezzi vanno su, quando hai una macchina che ovviamente utilizza meglio le risorse che ha, no? Che può essere in questo caso appunto avere delle, come le lampade a LED, oppure delle caldaie più efficienti, sì. Questo ti permette di avere dei risparmi, e anche quando nei momenti difficili uno, diciamo, la scampa meglio, riesce a passare meglio l'onda, no? Certo. Tra l'altro un pulso del fatto che i prezzi aumentano lo può verificare qualsiasi cittadino, non solo Ceresara ma di qualsiasi parte d'Italia, perché ha messo i doppi vetri o vetricamera, ha cambiato le lampadine da quelle a incandescenza a quelle a LED, no? Ma mica hai visto scendere le bollette? No, ma infatti, cioè, le bollette le paga anche il comune, cioè, quindi il comune alla fine in parte è un po' come un privato a volte, esatto. Soprattutto che non lì va noi, come magari possono fare le aziende, non la scarichiamo, quindi abbiamo dei costi che si stanno incrementando via, quindi cioè, cos'è che sta diminuendo? Anche l'acqua, vediamo comunque ha degli aumenti anche dell'acqua, c'era un più 9%, quindi anche il prossimo anno, perciò ovviamente non c'è un settore che tra virgolette ti fa tirare un po' un sospiro di sollievo, siamo in una fase abbastanza delicata, certo. Con un contesto... Visto che siamo sul tema, poi dopo cambieremo argomento, c'è anche una richiesta da parte di aiuto da parte di alcuni cittadini magari? Vabbè, questo indubbiamente no, abbiamo una bolletta, cos'è questo tipo? Abbiamo sì, abbiamo un'assistenza sociale che su questo è molto attenta, abbiamo anche un assessore dedicato che è Simona Ghizzi, che per tutte queste richieste oltre al sottoscritto è sempre a disposizione, perciò abbiamo una bella rete anche con Caritas che ci permette, e grazie anche ad ASPA, che è la nostra azienda speciale consortile, ci permette di fare proprio una ragnatela quasi su tutte le questioni, e quindi prevenire a volte anche per tempo delle situazioni che possono veramente poi sfociare in modo più drammatico. Tra l'altro, appunto, non mi ricordo, qualche giorno fa era la giornata della spesa solidale, quando andate a fare la spesa, comprate qualche cosa perché appunto andate ad aiutare magari il vostro vicino che è in difficoltà, per dignità lui non vi dice niente, ma certo. Allora ci fermiamo un attimino con Francesco Guarneri, sindaco di Ceresara, la città della ciliegia. Ci troviamo tra un paese. La capitale della ciliegia, ci troviamo tra un po'. Francesco Guarneri, sindaco di Ceresara, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Ciao sindaco, sei bravo e basta, quindi non assolutamente, non buttiamoci giù, anzi assolutamente andiamo avanti. Allora cambiamo argomento, come avevo detto, e si parla anche di sicurezza in questo periodo. L'Alto Mantovano per esempio purtroppo è bersagliato dai furti in abitazione, in esercizi commerciali, eccetera. Sì. Voi state provvedendo, no? Sì, abbiamo già un buon impianto di videosorveglianza, abbiamo una polizia locale che comunque, nonostante adesso stiamo cercando un nuovo agente, ma grazie alla convenzione, alla gestione associata con Rodigo, abbiamo comunque il servizio garantito grazie al comandante di Rodigo e anche di Ceresara, Pollini Andrea, quindi abbiamo comunque un presidio territoriale oltre che la collaborazione con i carabinieri del comando di Piuvera. Abbiamo un impianto, come dicevo, di videosorveglianza che amplieremo, abbiamo anche nell'ultima variazione di bilancio acquisteremo appunto un altro dispositivo da mettere in un'area che vogliamo maggiormente controllare per prevenire, perché alla fine lo scopo è anche quello di prevenire i furti, non tanto quello di andarli poi a prendere quando sono già successi, che la cosa diventa sempre poi difficile, andare spesso a risalire, sì, all'identikit del responsabile. Quindi cerchiamo di implementare, di garantire, come anche sa bene il consigliere Marino, una prevenzione capillare sul territorio, coinvolgendo tutti gli attori che sono comunque direttamente o indirettamente responsabili, ecco, di questa funzione. Bene. Quindi insomma su questo c'è
collaborazione con tutti, come dicevo, gli enti interessati anche. Benissimo. Allora, scrivono realizzare Caput Mundi anche nella cultura con manifestazioni spessore storico. Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Esatto, ci portano avanti. Vabbè, prima però dai, facciamo una cosa, non solo Ceresara, si fa una bella gita dove c'è una ricostruzione, a dire la verità, c'è una origine storica, un castello, vero? Però hanno creato un villaggio medievale intorno, così com'era, insomma. Esatto, a Grazzano Visconti, quindi in Piacenza, no? Quindi in provincia di Piacenza. È una bella gita che si terrà il 1° dicembre, organizzata dai nostri centri sociali del territorio, veicolati anche sempre dall'assessore Simone Ghizzi. Quindi abbiamo fatto, non è la prima gita che si fa e abbiamo iniziato questo percorso, sta avendo adesso qua, mi dicono, dei numeri molto buoni, tant'è che si è riempito praticamente il numero che si era prestabilito, e quindi direi un bel successo, perché si socializza, oltre che si fa anche cultura e si scoprono territori nuovi, o comunque si rivedono anche, quindi fa bene alla mente, fa bene anche alla salute, perché chiaramente la socializzazione Poi una giornata diversa. È un veramente sistema spesso molto buono, che costa anche poco, per garantire appunto un benessere a una società che spesso, sempre più spesso, tende a isolarsi. Quindi queste gite, che sembrano banali o comunque viste magari, ma andiamo in gita, no, una gita ha un suo perché. Io però sarò anche presente, quindi ormai come quasi tutte le gite cercherò di garantire la presenza, oltre perché, insomma, chiaramente, come ripeto, è bello visitare qualcosa di nuovo che hai già visto, ma perché socializzando, per me è anche utile che almeno tasto sempre il polso alla popolazione e diciamo sono anche un ufficio reclami eventualmente, quindi anche una vicinanza con la cittadinanza. Ufficio reclami, va bene. Ascolti, come ci si iscrive a questa gita, se si ricorda? Sì, allora adesso i numeri in teoria sono già dovrebbero essere già full, comunque nei centri sociali, adesso qua mi sembra Villa Aurora, c'è l'Einspitz, c'è il centro sociale Schölle, c'è il Piper di San Martino. Quindi andando in uno di questi centri si dà una quota minima di partecipazione. Benissimo. Parliamo invece, entriamo in casa, c'è una peribrindisi. Ah, peribrindisi, esatto. Cos'è? L'8 di dicembre, e l'8 ci sono le mostre. Il 22 con le associazioni locali, che da anni, insomma, stiamo portando avanti questa tradizione di incontrarsi in Piazza Castello sotto la nostra Torre Gonzaresca, e di farci le work tutti insieme come comunità, come parrocchia, perché ovviamente c'è anche il nostro parroco, ci sarà, e il nostro vicario, per appunto scambiarsi un po' gli auguri, ma anche per rinsaldare sempre una collaborazione che ci deve essere, perché proprio nei momenti, anche a volte, come dicevamo prima, un po' a volte di difficoltà, che il grande lavoro delle associazioni viene apprezzato di più. È vero. Perché quando magari si hanno pochi soldi per far magari delle grandi opere pubbliche, però comunque la comunità è viva, la comunità si apprezza da queste cose qua. È vero, verissimo. Le strade non parlano, ecco, invece quando ci si trova con le persone, comunque col proprio territorio, con la propria comunità, è sempre un bel segnale. Si fa appunto in Piazza Castello con una bella castagnata, e tra l'altro abbiamo già fatto, anche grazie sempre ai volontari locali, insieme anche alle scuole, settimana scorsa, e quindi sarà un bel momento dove si sta insieme, si beve qualcosa in compagnia, e poi ci sarà anche la slitta di Babbo Natale che arriverà, quindi anche un bel momento insieme sempre anche in collaborazione con il nostro istituto comprensivo, che ovviamente non sarà rappresentato direttamente, ma comunque tanti ragazzi del nostro istituto comprensivo di Ceresara parteciperanno. Lo scorso anno è stato veramente bello, quando appunto è arrivata, che sembrava arrivasse una star di Hollywood, perché veramente l'acclamazione che ha ricevuto è stata un momento molto emozionante per tutti i presenti. Ma se non c'è neve, c'è una slitta comunque dotata di ruote. Sì, certo, ovviamente una slitta costruita in modo artigianale. Quindi noi ce la immaginiamo la neve, però bello anche immaginare. Quest'anno, visto come va, sa che potrebbe anche nevicare. Dicono giovedì. I prossimi giorni. Giovedì dicono. E domani. Quindi questo è un altro evento. Cioè domani poi. Esatto, domani. Poi un altro evento che ci tenevo, questo prima del 22, ma già l'8 dicembre,
ci sarà una collettiva di arte sacra. E qui ringrazio sempre il consigliere Lodi perché è sempre puntuale e si impegna fortemente da tanti anni, ormai sono più di 11 anni, che sta spingendo tantissimo sull'arte e soprattutto sulla valorizzazione del nostro territorio. Quindi questa collettiva d'arte sacra che si terrà sulla Torre Gonzaghesca dall'8 di dicembre al 6 di gennaio, ok? E sono opere appunto di artisti anche noti locali, ma non solo locali: Mariangela Cappa, Aldo Faichi, Mario Dall'Acqua, Ermanno Poletti, Lanfranco Frigeri, Giannino Masserotto e Laboratorio di Ceramica della Postume di Gazzoldo. Però Sì, ovviamente questo è fatto sempre anche con il patrocinio del comune, ma anche con il liceo artistico Giulio Romano, perché noi con Giulio Romano qui voglio anche ringraziare il professor Poletti e anche il professor Gelati del Giulio Romano, perché da anni collaboriamo sempre grazie al consigliere Lodi e appunto si fanno tantissime mostre grazie anche al loro contributo, anche al loro indirizzo. E questo ci sta veramente come comunità apprendendo tantissimo, perché ci permette di avere dei grandi profili artistici che magari all'interno del Ceresarese medio questo non si può sentire, ma fuori abbiamo tanta gente che viene alle mostre che gradisce tantissimo, perché vede un livello anche dal punto di vista artistico molto elevato per una comunità comunque piccola come Ceresara, no? Sì. E questa cosa devo dire anche lo stesso Giulio Romano, insomma, ce l'ha riconosciuto, tant'è che siamo andati anche alla presentazione di queste opere che ha fatto il professor Ermanno Poletti davanti appunto a Giulio Romano, questi graffiti mi pare, ecco, che hanno abbellito la facciata della scuola. E appunto Ceresara sta invitato in quanto è una, così ha detto anche loro, delle amministrazioni che collabora di più con il loro liceo. Ovviamente questo si ottiene grazie alle persone che hanno la volontà di incontrarsi e di fare qualcosa di interessante, di lodevole. E questa è una, ma poi abbiamo un'altra anche che è altrettanto interessante. Sempre l'8 dicembre all'ora 17:30, nella nostra chiesa della Santissima Trinità di Ceresara, ci saranno spunti di meditazione a cura del nostro parroco Don Nicola Gardusi e con un accompagnamento musicale con arpa del maestro Kevin Frassoni. Ovviamente anche questo in collaborazione con il Giulio Romano. E quindi qua ci saranno appunto questi momenti musicali e intervallati dal nostro parroco, che darà degli spunti ovviamente cristiani rispetto appunto alle tematiche che appunto si avvicinano anche al Natale. Prima lei ha parlato di associazioni, c'è anche un bando per le associazioni? Abbiamo anche sì un bando associazioni per i contributi straordinari, e questo qui aprirà a brevissimo, e quindi ha sempre lo scopo bando associazioni fino al 30 di novembre, ecco, quindi sarà aperto fino al 30 di novembre, e questo ha lo scopo appunto di supportare sempre le nostre associazioni, che già comunque, come dicevo già anche l'altra volta insieme al vice sindaco Zardini, che conosce bene il nostro bilancio, non solo il nostro, quindi sa bene che noi come Ceresara, oltre al supporto diretto, lo ribadisco, abbiamo anche un supporto, lo vediamo anche in queste settimane, perché abbiamo un capannone che praticamente è sempre impegnato, sia da associazioni che possono averlo gratuitamente, che da privati che insomma con spese, devo dire, certo, veramente molto molto soft, ecco, rispetto alla media, possono avere il nostro capannone. Questo per garantire sempre un servizio comunque a una comunità. E infatti non a caso abbiamo delle attività anche locali che fanno la festa di fine anno proprio all'interno del capannone di Ceresara. È una struttura molto grande, quindi con anche una tenda struttura adiacente che sicuramente si presta bene a vari utilizzi. Poi scrivono: come comune facciamo parte della comunità energetica, ha detto, no, che stanno ragionando. Sì, come dicevo prima, sia l'assessore vice sindaco Zardini e anche Francesco Bonfanto hanno partecipato a un incontro settimana scorsa, e quindi adesso a breve faremo delle valutazioni per entrare anche tramite
sono appunto piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, ci saranno degli interessanti sviluppi. Perché adesso? Perché le carte, diciamo, ci sono, le bocce sono fermate il 30 di ottobre e quindi adesso abbiamo garantito, insomma, garantiremo un proseguo di questa attività. Allora, ci sono alcuni messaggi, non tanti, ne sono rimasti, però li tengo per la prossima volta perché non facciamo più in tempo a leggerli. Positivi, assolutamente. Noi ringraziamo tantissimo Francesco Guarneri, sindaco di Ceresara. Grazie, buona giornata a tutti.